Music never lies. Quanta musica nelle pubblicità, Pierlo, specialmente in questo periodo è. O perlomeno sai che cosa? Ripenso a delle grandi pubblicità che ci hanno imposto dei pezzi. Mi viene in mente la Cinzano con Oh Happy Day. Oh Happy Day. Che quella abbiamo già detto un tempo, in realtà nasceva come canzone di Pasqua. Però te tu me l'hai messa per festeggiare l'ultimo dell'anno, le feste di Natale, eccetera, eccetera. E ora, tutte le volte che c'è Natale, quella è stata una buona idea di marketing. Non si può dire nulla, sono stati bravi. Una serie di grandi successi li ha inanellati senza dubbio la Coca-Cola, no? Ti ricordi, Pierlo, ma quanti spot ha fatto? Ora, io qui sono di parte. La Coca-Cola con le sue canzoncine a Natale ci ha sempre fatto compagnia, eh? Pensa, Pierlo, che te avevi il Babbo Natale bianco e verde, se non era per la Coca-Cola. Perché la Coca-Cola, poi, in una delle sue prime campagne, ha deciso di fare la giacca di Babbo Natale rossa e da lì in poi Babbo Natale è diventato rosso. Coca-Cola ha detto, sai che? Ma noi ci facciamoci il nostro Babbo Natale, no? Manteniamo sempre il suo look, barba, cosa, eccetera, eccetera, un po' robustotto, però facciamolo con i nostri colori bianco e rosso, cioè più che altro il rosso, insomma, no? E mi hanno fatto il Babbo Natale rosso, perché sennò Babbo Natale nasce bianco e verde, forse in qualche modo per premiare le verdi foreste del nord Europa, no? Della Finlandia, dove Babbo Natale c'ha la residenza. Però adesso, ragazzi, adesso che siamo nel 2018, c'è Amazon. If you look around, the whole world's coming together now. Can you feel it? Can you feel it? Amazon con Can You Feel It? Cioè, la gente mi dice, ma te l'hai sentita quella musichetta di Amazon? Già che tu mi dici musichetta, perché qui si sta parlando di uno dei gruppi più importanti della storia, i Jackson 5, cioè i fratelli Jackson. Can You Feel It? No, e poi, l'hai mai visto il video originale di Can You Feel It? Quando Michael Jackson, gigantesco sopra la città, sparge l'oro su tutto... No, vabbè. Allora, ci sono i Jackson 5 che sono così giganteschi che camminano su questa città come dei Godzilla, diciamo, no? Enormi sui palazzi. E mentre cantano, buttano così l'oro, l'arcobaleno, le cose. Questa città diventa, si illumina, no, certo. E si sta parlando di un video del 1980, cioè non è che c'era tutto sto digitale con il quale si poteva fare gli effetti, perciò pensa che lavoro hanno fatto per montare questa roba qua, l'inizio di Can You Feel It. No, Pierlo, no, no, ma io questo pezzo qui l'ho suonato veramente, cioè miliardi di volte, te l'ho suonato così tanto, Pierlo, che la puntina che partiva dall'inizio del disco l'ho fatta girare così tanto dentro i solchi che me l'ha bucato da una parte all'altra e guardandolo in trasparenza è una spirale, sembrava lo zampirone per le zanzare. Can You Feel It? I Jackson 5 adesso è la colonna sonora dello spot di Amazon. Non so se è un po' blasfema come cosa, dai Jackson 5 alle scatole che cantano, però fantastico. Sono contento perché è un modo di riproporre questi grandi successi anche a chi non li ha vissuti o chi non li ha mai ascoltati. Rifatto anche questo, Mille Salse, Mestolo, Pentolone in alluminio. Ciao Pierlu, ciao Pierlu. Never lies.